manifestazione diventata un appuntamento imperdibile. Sì, giustamente come hai detto tu, è diventato un appuntamento importante non solo per Riva ma per tutta la nostra regione Abruzzo. Io questa sera appena ti ho visto l'anno scorso eri un po' stasera sei elegantissimo, quindi grazie, sì, scherzavo. Buonasera a tutti e benvenuti a Riva di Atira per questa 13ª edizione del nostro premio Rocky Marciano, e questa è una serata diciamo conclusiva di questa diciamo 7 giorni di eventi. Abbiamo quest'anno chiamato Festival della Letteratura Sportiva, quindi abbiamo fatto in queste serate precedenti tanti incontri, tante tavole rotonde, abbiamo avuto tanto Milano qua, ho detto stamattina che abbiamo tanti amici giornalisti che da Milano sono venuti qui a Riva di Atina, che hanno trattato temi importanti. Ieri sera c'è stata un'altra serata sulla disabilità, un documento importante. Questa sera chiudiamo con le premiazioni. Ed è un momento molto importante, no, Sindaco? Vivremo insieme, tra l'altro Gianluca Palladinetti, assessore, è anche un po' il factotum del Premio Marciano. Buonasera Gianluca, vedo che hai già qualcosa di nuovo, sì. Cosa abbiamo? Innanzitutto buonasera a tutti, è un piacere avervi tutti qui a Riva di Atina, è un onore per noi ripesi ospitare le eccellenze dello sport e non solo. Io sono particolarmente emozionato come tutti gli altri anni perché si conclude questa sera un'avventura cominciata qualche mese fa insieme al direttore artistico, insieme a tanti altri amici, insieme a Dario Ricci e tanti altri amici. E questa sera abbiamo veramente tantissime eccellenze dello sport nazionale e regionale che ci faranno vedere le loro imprese e soprattutto che hanno portato il nome dell'Abruzzo e dell'Italia nel mondo. Quest'anno siamo particolarmente felici perché da ora in poi il Premio Marciano avrà un premio, avrà un premio con un'opera realizzata dall'artista Carlo Cazzaniga, a cui va veramente un grande grazie, è un'opera bellissima. Maurizio, che dire, questa è davvero una bella motivazione, eh? Sì, è una bella motivazione, ma sono rimasto sorpreso quando qualche amico mi ha detto guarda, molto probabilmente sarai premiato come dirigente dell'anno al premio Rocky Marciano. Questa sera in realtà ringrazio il sindaco Rucci, ringrazio tutta l'amministrazione, l'assessore Palladinetti, ringrazio Riva di Atina, ma soprattutto ringrazio l'Abruzzo che con le sue bellezze permette uno svolgimento di manifestazioni civilistiche di alto livello, come il Giro d'Italia o la Tirreno Adriatico. Dato l'assessore, non so se ha qualche curiosità per Maurizio. Signor Formichetti, innanzitutto i complimenti per il premio e per la sua grande carriera. Io vorrei capire le motivazioni che spingono un ciclista, un corridore, essendo uno sport così pieno di fatica, di sofferenza, ad andare avanti e ad ottenere dei grandi traguardi come quelli che ha raggiunto lei. Guarda, io traguardi sportivi li ho raggiunti, non ad altissimo livello, però li ho raggiunti. Riporto una frase di Pantani, quando gli chiedevano perché lui andasse forte in salita, lui rispondeva per soffrire meno. La bicicletta è sofferenza, ma anche gioia, passione, ti fa vivere bene, ti fa restare giovane mentalmente. Oggi è diventato un pochino più pericoloso andare in bicicletta, il traffico è aumentato, mi dispiace tantissimo che ci sono ragazzi che non si avvicinano più a questo sport perché forse i genitori non vogliono far rischiare i propri figli, ma soprattutto perché il ciclismo è veramente fatica e sofferenza, e quando c'è fatica e sofferenza molti la scansano. Vi racconto un aneddoto sul ciclismo, perché quest'anno la tappa più bella, e non lo dico io, lo hanno detto gli addetti ai lavori, lo hanno detto le emozioni che sono trapelate, è stata quella abruzzese, quando la carovana rosa, con la vittoria di Nairo Quintana, è arrivata sul Blockhouse, salendo dal suo versante più duro, ovvero da Rocca Molice. Bene, tutto quanto è stato ideato da Maurizio Formichetti, che ci ha fatto anche una promessa, ovvero che non finisce qui. No, non finisce qui, io già mi sono attivato con la RCS, con Mauro Vegni, affinché l'Abruzzo possa nel prossimo anno ospitare ancora un arrivo o una partenza del Giro d'Italia. Al momento siamo in stand-by perché il Giro d'Italia sicuramente partirà da una nazione estera e quest'anno dovrà risalire lo stivale, ma non facendo... Però ci hai abituato a fare miracoli.
Beh, io i miracoli li farei sempre, anche perché faccio tutto quello che faccio, faccio per passione senza tornaconto. Mi auguro che la mia proposta venga accettata e lunedì, martedì saprò qualcosa. Ti chiedo un'ultima cosa, sono sicuro che il sindaco Rucci e l'assessore Palladinetti vogliano avere le emozioni del ciclismo qui a Ripa, quindi ti chiedo se è possibile una tappa magari assessore Palladinetti della Tirreno Adriatico. Lo chiedo a te, e lo diciamo a Maurizio. E purtroppo per il 2018 la Tirreno Adriatico è già stata disegnata, ma io pure parlando con Gabriele Marchesani avevamo in animo di portare una tappa del Giro d'Italia qui a Ripa Teatina, e il sindaco lo sa benissimo, il giro del 2013 è passato proprio qui a Ripa Teatina e si concluse a Pescara. Complimenti a Maurizio Formichetti. Grazie Maurizio. Il 91 sono solo alcuni dei trofei e delle medaglie conquistati da uno dei più grandi campioni della pallavolo italiana. Grazie, grazie mille. Andrea, io ti chiedo una cosa sola, poi lascio il microfono ai colleghi di Radio 24. Vai. Cosa significa per Andrea Zorzi essere stato scelto dall'Abruzzo e da Ripa Teatina come premio da carriera per questa edizione numero 13 del premio Marciano, e qual è il ricordo più bello della sua carriera? Guarda, uno dei regali più belli che lo sport mi ha fatto e continua a farmi è l'opportunità di girare l'Italia, qualche volta come giornalista, qualche volta come indagatore dello sport per dei progetti che hanno a che fare con lo sport che racconta la nostra Italia, qualche volta per essere invitato in qualche premio. A me l'idea di viaggiare in questa meravigliosa Italia, conoscere persone straordinarie, oggi l'inaugurazione della nuova piazza è un meraviglioso modo italiano di raccontarci, quindi per me sono veramente delle grandi occasioni conoscere persone nuove, amici nuovi, ed è un regalo che lo sport mi ha fatto. Per quanto riguarda l'Abruzzo è chiaro, è ancora più importante perché io frequento molto le Marche dove ho finito di giocare, dove ho dei cari amici, ma l'Abruzzo un po' lo conosco per esperienze, alle Naiadi ci sono stato qualche anno fa per vedere un po' questo effetto della pallanuoto quando era veramente la guida a livello italiano. E quindi è un modo per stare in posti che amo, conoscere persone nuove, quindi ringrazio voi per il premio, che apprezzo molto. Ma lo sai che è vicino di Joel Despen? Certo che lo so, l'ho sentito poco tempo fa, perché dovevo intervistare adesso Osmani Wantorena, che è questo giocatore di origini cubane ma gioca come italiano, dovevo intervistarlo e ho chiesto a Joel Despen se mi dava un paio di dritte per poter intervistare meglio Despen. Wantorena e Despen è stato sicuramente uno dei grandi protagonisti di quell'epopea insieme con noi. Alessandro Milan, Dario Ricci. Passo avanti, io vi lascio la platea perché abbiamo tante cose da scoprire di Andrea del Premio Marciano. Edizione 2017, se possiamo far vedere la targa a favore di telecamera. Eccoci qui, grazie mille. Allora, microfono a Giuliano Orlando perché io vorrei che ci raccontassi un po' a Rocky Mattioli se ha qualche curiosità. Curiosità ce n'è tantissime. La vita di Rocky è tutta una curiosità, è tutta un'avventura. Io in tutta modestia l'ho voluta, sia pure in pillole, raccontare nel libro in cui traccio la vita di Rocky Marciano. Di lasciare il microfono a Gianluca che ha qualche curiosità per te. Federico, da abruzzese, questo è un premio prestigiosissimo, cosa rappresenta per te? Io ho cercato in tutti i modi di venire a ritirare questo premio per un motivo che mi è veramente a cuore. Uno, perché mi ricordo quando ero piccolo che veniva a giocare qui al campo di Ripa, che avevo 13 anni, e mi ricordo che venivano i miei nonni a vedermi e nei miei occhi ho sempre quella stessa passione, quella voglia di migliorare, quella voglia di crescere e di realizzare i miei sogni. E questo comunque è un premio che mi fa molto piacere, anche perché l'ha ricevuto mio padre pochi anni fa. E quindi anche mi dà la consapevolezza che sto seguendo la strada giusta. Il mio sogno è quello di superare mio padre, quindi è un premio che mi dà una grande consapevolezza, e ringrazio chi me l'ha consegnato. Naturalmente la domanda viene spontanea e viene d'obbligo. Roma-Bologna, sulla panchina della Roma, Eusebio in attacco con la maglia rosso-blu. Federico, dovessi segnare Eusebio, che succede? Esulto. Esulti? Beh sì, sì. È capitato già quest'anno di giocare contro e vi assicuro che è un'emozione per me indescrivibile, perché ho sempre visto mio padre come un idolo, come un esempio. E vederlo in campo, vederlo
su quel campo insieme a me è stato qualcosa di unico e anche quest'anno lo sarà. Poi soprattutto con la Roma che adesso ha questa grande opportunità. Diciamo che però tiferei Roma solo quando c'è la musica della Champions. Sì, tifo mio padre perché penso che sia una persona che si merita tanto. Campionato niente sconti però. In campionato no, 6 punti per il Bologna, quindi dai. Assolutamente, ma ti aspettavi una telefonata della Roma? No, ancora presto. No, io penso che sto facendo il mio percorso comunque. Ho tanti sogni, nel senso ho sempre avuto da quando gioco la voglia di sognare e di realizzare tutti i sogni possibili, che sia quello di vestire la maglia della nazionale, di giocare per un grande club. Io lavoro per quello ogni giorno, però adesso la cosa più bella è quella di vivere il momento, vivere quello che sto vivendo. Sono un ragazzo fortunato, gioco in Serie A, ho l'opportunità di misurarmi con grandi campioni, però posso ancora crescere e da parte mia c'è tutta la volontà di farlo. Prima di lasciare il microfono a Gianluca, ti volevo ricordare che ora che ti farà qualche domanda, qualche considerazione, Gianluca Pallarinetti, oltre a essere un grandissimo amministratore di vita, sì, è un grande calciatore, quindi occhio perché... No, è vero, gran piede, sì, gran corsa, sì, ha più dribbling di te. Io ho visto il gol, mi ricordo lo commentai in diretta, quello che avevi fatto fuori casa con Lanciano, che abbiamo rivisto. Vicenza? Esatto, commentavo io. Cioè, lui avrebbe fatto meglio, vi lascio. Sì, sì. No, niente, io volevo solo dire una cosa, che quando la giuria tecnica del premio Marciano, i giornalisti, a cui va il nostro ringraziamento, alcuni di loro sono presenti questa sera nella prima seduta, fecero subito il tuo nome e non ci fu un'acclamazione, perché quello che hai dimostrato quest'anno e gli anni passati sia di buon augurio per te. Io ti faccio i complimenti, perché prima Alessandro Milan insieme a Zorzi si parlava di qualche nome, di qualche diciottenne, e vedevo di tu ascoltavi e sbuffavi pure. Io sono sicuro che tu sei un abruzzese, non sei come gli altri, hai una forza in più e ti auguro veramente un grosso in bocca al lupo e porta in alto il nome dell'Abruzzo. Elenito, abbiamo visto 3, 4, 5 minuti abbondanti di immagini che hanno sintetizzato, io direi benissimo, quindi faccio i complimenti al nostro service, alla perfezione della tua carriera. Cominciamo da Barcellona, Bayern Monaco, semifinale di Champions 2015. Sì, cominciamo da Barcellona. Innanzitutto io volevo ringraziare tutti per la pazienza, perché a quest'ora 5 minuti di video mi sembrano un po' tanti, no? Scherzi a parte, ringrazio la giuria, l'amministrazione, ha pensato bene di destinarmi questo premio, per me è molto ambito, Luciano Di Sipio che ha fatto anche la reunion, perché io giravo intorno al mondo e mi venivano dietro. Barcellona-Bayern Monaco è una partita importante per me per tanti motivi. Il primo sicuramente sportivo, il secondo di natura personale. E gli farei un grande applauso senza andare oltre. Quindi prima, quando sentivo parlare i campioni che mi hanno preceduto, Zorzi nello specifico, mi trovo nelle tue parole, perché io penso che le difficoltà nei momenti difficili che noi costruiamo il nostro destino. E quindi rivedendo la mia carriera, rivedendo quello che ho fatto, mi rendo conto che nei momenti difficili io ho costruito la mia strada. Ed è una strada bellissima, Elenito, una strada bellissima. Io ho ricordato Barcellona Bayern Monaco perché è stata l'apertura del nostro video, il No Camp pieno di colori blugrana, è stato davvero molto emozionante. Ma se ti dovessi chiedere qual è stata la partita che non dimenticherai mai, cosa mi rispondi? La partita che non dimenticherò mai è quella che dovrò fare. In Russia? Si spera. Russia è chiaramente il mondiale, Elenito potrebbe, non dico rappresentare l'Italia, ma rappresentare l'Abruzzo al mondiale di Russia 2018, quindi gli facciamo un grande applauso. L'ultima, Elenito, ti volevo chiedere, sei molto legato all'Abruzzo, sei molto legato a questa terra e quindi questo premio per te è motivo di grande orgoglio. Vi dico come diciamo approcciato a questo premio. Ero in Russia, la Confederation, e come primo obiettivo avevo quello di farla bene, la Confederation, perché ho detto vado a ritirare il premio, quindi innanzitutto facevo bene. E poi cercavo di trovare dei pensieri, no? Il premio Rocky Marciano sintetizza la passione, il sacrificio, la voglia di arrivare e di continuare ad ogni costo. Io sono molto legato a questa terra,
sono legato molto a questo paese. Tra l'altro uno dei miei più cari amici, che da un po' di tempo mi accompagna nella mia vita arbitrale non, è Gabriele Marchesani, che voglio salutare pubblicamente perché dov'è, è veramente Gabriele? Una persona che ho imparato a apprezzare nel tempo. Non lo vedo quindi, Gabriele, perché lo volevo salutare. Eccolo, dov'è Gabriele? Non lo vedo nemmeno io perché ci sono le luci. Ah, eccolo lì giù, eccolo lì giù. Intanto complimenti Gabriele, che oggi la tua squadra è andata fortissima alla tour di Sibiu, se non ricordo male, con un quarto posto, in bocca al lupo per il Matteotti, e li rivolgiamo davanti, prego. Quindi io volevo salutare tutti i presenti e lasciare un mio pensiero. Penso anche di poter condividere il pensiero di coloro i quali mi hanno preceduto. Rivedere i nostri percorsi molte volte crea tanta emozione, perché alla base c'è tanto sacrificio, c'è tanta passione. Io spero di dare un messaggio positivo ai ragazzi, nella misura in cui rimanete sempre attaccati alle cose semplici, perché sono quelle che ci danno la possibilità di sognare. L'altro giorno vedevo mio figlio giocare e sono stati lui con i suoi amichetti 2 ore a giocare su uno scivolo, e pensavo tra me e me: la semplicità dei bambini, noi crescendo la perdiamo quella semplicità, cerchiamo di portarla con noi, e quando scendiamo in campo quello è il valore aggiunto. Ti chiedo un'ultima cosa, Elenita, ti chiedo, la partita più bella hai detto quella che sarà, ma se ti dovessi chiedere la prima volta che hai avuto una bandierina in mano, te la ricordi? Io questa la dico per come è stata, quindi senza censure. Vai. Il mio esordio con la bandierina in mano è stato a Chieti, col Chieti. Ovviamente ero impacciato, perché la prima volta la bandiera in mano non è facile fare quello che facciamo. Quanti anni avevi, si può dire? Eh sì, avevo nel 2000, quindi avevo 27 anni. Io ho avuto il mio percorso di vita e ho preso la bandierina. A un certo punto, nel silenzio più totale, sento, la ridico in dialetto teatino, così. Beh, vai, siamo fuori fascia protetta. Oh, guarda lì, ma ti sei intrecciata la bandierina che ricorna. L'insulto più bello che porterò per tutta la vita con me. Applauso grandissimo per il Lido di Liberatore. Grazie a voi. C'è il premio che ti viene consegnato da un giovane arbitro, Cristiano Pizzica. Cosa ti senti di dire a Cristiano? Cristiano mi sento di dire che fa un bello sport, perché è sano, perché è un riferimento per gli altri ragazzi, e perché comunque noi lavoriamo molto sul nostro equilibrio. Quindi in bocca al lupo. Ecco la consegna, intanto. Io volevo approfittare per ringraziare tutto questo lavoro di video che abbiamo visto questa sera, e grazie a Danilo Masci, che volevo ringraziare pubblicamente. Danilo, un applauso a Danilo, grazie. Andrea, io ti chiedo una cosa sola, poi lascio il microfono ai colleghi di Radio 24. Vai. Cosa significa per Andrea Zorzi essere stato scelto dall'Abruzzo e da Ripa Teatina come premio da carriera per questa edizione, la numero 13 del premio Marciano, e qual è il ricordo più bello della sua carriera? Guarda, uno dei regali più belli che lo sport mi ha fatto e continua a farmi è l'opportunità di girare l'Italia, qualche volta come giornalista, qualche volta come indagatore dello sport per dei progetti che hanno a che fare con lo sport che racconta la nostra Italia, qualche volta per essere invitato in qualche premio. A me l'idea di viaggiare in questa meravigliosa Italia, conoscere persone straordinarie, oggi l'inaugurazione della nuova piazza è un meraviglioso modo italiano di raccontarci, quindi per me sono veramente delle grandi occasioni conoscere persone nuove, amici nuovi, ed è un regalo che lo sport mi ha fatto. Per continuare all'Abruzzo è chiaro, è ancora più importante, perché io frequento molto le Marche, dove ho finito di giocare, dove ho dei cari amici, ma l'Abruzzo un po' lo conosco per esperienze alle Naiadi, ci sono stato qualche anno fa per vedere un po' questo effetto della pallanuoto quando era veramente la guida a livello italiano. E quindi è un modo per stare in posti che amo, conoscere persone nuove, quindi ringrazio voi per il premio. Ma lo che apprezzo molto. Ma sai vicino di Reggio Aldespegne? Certo che lo so, l'ho sentito poco tempo fa, perché dovevo intervistare adesso Osmani Wantorena, che è questo giocatore di origini cubane ma gioca come italiano. Dovevo intervistarlo e ho chiesto a Reggio Aldespegne se mi dava un paio di dritte per poter intervistare meglio De Spagna. Wantorena. Signor Formichetti, innanzitutto i complimenti per il premio e per la sua grande carriera. Io vorrei capire le motivazioni che spingono un ciclista, un corridore, essendo uno sport così pieno di fatica, di sofferenza, ad andare avanti e ad ottenere dei grandi traguardi come quelli che ha raggiunto lei. Guarda, io traguardi sportivi li ho raggiunti, non ad altissimo livello, però li ho raggiunti. Ti porto una frase di Pantani, quando gli chiedevano perché lui andasse forte in salita, lui rispondeva: per soffrire meno. La bicicletta è sofferenza, ma anche gioia, passione, ti fa vivere bene, ti fa restare giovane mentalmente.
oggi è diventato un pochino più pericoloso andare in bicicletta, il traffico è aumentato, mi dispiace tantissimo che ci sono ragazzi che non si avvicinano più a questo sport perché forse i genitori non vogliono far rischiare i loro figli, ma soprattutto perché il ciclismo è veramente fatica e sofferenza, e quando c'è fatica e sofferenza molti la scansano. Vi racconto un aneddoto sul ciclismo, perché quest'anno la tappa più bella, e non lo dico io, lo hanno detto gli addetti ai lavori, lo hanno detto le emozioni che sono trapelate, è stata quella abruzzese, quando la Carovana Rosa, con la vittoria di Nairo Quintana, è arrivata sul Blockhouse, salendo dal suo versante più duro, ovvero da Rocca Morice. Bene, tutto quanto è stato ideato da Maurizio Formichetti, che ci ha fatto anche una promessa, ovvero che non finisce qui. No, non finisce qui, io già mi sono attivato con la RCS, con Mauro Vegni, affinché l'Abruzzo possa nel prossimo anno ospitare tutti gli altri anni, perché si conclude questa sera un'avventura cominciata qualche mese fa, insieme al direttore artistico, insieme a tanti altri amici, insieme a Dario Ricci e tanti altri amici. E questa sera abbiamo veramente tantissime eccellenze dello sport nazionale e regionale che ci faranno vedere le loro imprese e soprattutto che hanno portato il nome dell'Abruzzo e dell'Italia nel mondo. Quest'anno siamo particolarmente felici perché da ora in poi il premio Marciano avrà un premio, avrà un premio con un'opera realizzata dall'artista Carlo Cazzaniga, a cui va veramente un grande grazie, è un'opera bellissima. Maurizio, che dire, questa è davvero una bella motivazione, eh? Sì, è una bella motivazione, ma sono rimasto sorpreso quando qualche amico mi ha detto: guarda, molto probabilmente sarai premiato come dirigente dell'anno al premio Rocky Marciano. Questa sera in realtà ringrazio il sindaco Rucci, ringrazio tutta l'amministrazione, l'assessore Paladinetti, ringrazio Ripatiatina, ma soprattutto ringrazio l'Abruzzo che con le sue bellezze permette uno svolgimento di manifestazioni civilistiche di alto livello, come il Giro d'Italia o la Tirreno Adriatico. Tanto l'assessore, non so se ha qualche curiosità per Maurizio. Ancora un arrivo o una partenza del Giro d'Italia? Al momento siamo in stand-by perché il Giro d'Italia sicuramente partirà da una nazione estera e quest'anno dovrà risalire lo stivale, ma non facendo... Però ci hai abituato a fare miracoli. Beh, io i miracoli li farei sempre, anche perché faccio tutto quello che faccio per passione e senza tornaconto. Mi auguro che la mia proposta venga accettata e lunedì, martedì saprò qualcosa. Ti chiedo un'ultima cosa, sono sicuro che il sindaco Rucci e l'assessore Palladinetti vogliano avere le emozioni del ciclismo qui a Ripa, quindi ti chiedo se è possibile una tappa magari assessore Palladinetti della Tirreno Adriatico. Lo chiedo a te, e lo diciamo a Maurizio. E purtroppo per il 2018 la Tirreno Adriatico è stata disegnata, ma io pure parlando con Gabriele Marchesani avevamo in animo di portare una tappa del Giro d'Italia qui a Ripa di Adina, e il sindaco lo sa benissimo, il giro del 2013 è passato proprio qui a Ripa di Adina e si concluse a Pescara. Complimenti a Maurizio Formichetti. Grazie Maurizio. Il 91 sono solo alcuni dei trofei e delle medaglie conquistati da uno dei più grandi campioni della pallavolo italiana. Grazie mille. Manifestazione diventata un appuntamento imperdibile. Sì, giustamente come hai detto tu, è diventato un appuntamento importante non solo per Ripa ma per tutta la nostra regione Abruzzo. Io questa sera, appena ti ho visto l'anno scorso, eri un po' stasera sei elegantissimo, quindi grazie. Scherzavo. Buonasera a tutti e benvenuti a Ripa di Adira per questa 13ª edizione del nostro premio Rocky Marciano, e questa è una serata diciamo conclusiva di questa, diciamo, 7 giorni di eventi. Abbiamo quest'anno chiamato Festival della Letteratura Sportiva, quindi abbiamo fatto in queste serate precedenti tanti incontri, tante tavole rotonde, abbiamo avuto tanto Milano qua, ho detto stamattina che abbiamo tanti amici giornalisti che da Milano sono venuti qui a Ripa di Adina,
che hanno trattato temi importanti. Ieri sera c'è stata un'altra serata sulla disabilità, un documento importante. Questa sera chiudiamo con le premiazioni. Ed è un momento molto importante, no, Sindaco? Lo vivremo insieme, tra l'altro Gianluca Palladinetti, assessore, è anche un po' il factotum del Premio Marciano. Buonasera Gianluca, vedo che hai già qualcosa di nuovo. Sì. Cosa abbiamo? Innanzitutto buonasera a tutti, è un piacere avervi tutti qui a Ripetiatina, è un onore per noi ripesi ospitare le eccellenze dello sport e non solo. E io sono particolarmente emozionato come tu. Sì, è una bella motivazione, ma sono rimasto sorpreso quando qualche amico mi ha detto: guarda, molto probabilmente sarai premiato come dirigente dell'anno al premio Rocky Marciano. Questa sera in realtà ringrazio il sindaco Rusci, ringrazio tutta l'amministrazione, l'assessore Palladinetti, ringrazio Ripetiatina, ma soprattutto ringrazio l'Abruzzo che con le sue bellezze permette uno svolgimento di manifestazioni civilistiche di alto livello, come il Giro d'Italia o la Tirreno Adriatico. Tanto l'assessore, non so se ha qualche curiosità per Maurizio. Signor Formichetti, innanzitutto i complimenti per il premio e per la sua grande carriera. Io vorrei capire le motivazioni che spingono un ciclista, un corridore, essendo uno sport così pieno di fatica, di sofferenza, ad andare avanti e ad ottenere dei grandi traguardi come quelli che ha raggiunto lei. Guarda, io traguardi sportivi li ho raggiunti, non ad altissimo livello, però li ho raggiunti. Riporto una frase di Pantani, quando gli chiedevano perché lui andasse forte in salita, lui rispondeva: per soffrire meno. La bicicletta è sofferenza, ma anche gioia, passione, ti fa vivere bene, ti fa restare giovane mentalmente. Oggi è diventato un pochino più pericoloso andare in bicicletta, il traffico è aumentato, mi dispiace tantissimo che ci sono ragazzi che non si avvicinano più a questo sport perché forse i genitori non vogliono far rischiare i propri figli, ma soprattutto perché il ciclismo è veramente fatica e sofferenza, e quando c'è fatica e sofferenza molti la scansano. Vi racconto un aneddoto sul ciclismo, perché quest'anno la tappa più bella, e non lo dico io, lo hanno detto gli addetti ai lavori, lo hanno detto le emozioni che sono trapelate, è stata quella abruzzese, quando la Carovana Rosa, con la vittoria di Nairo Quintana, è arrivata sul Blockhouse, salendo dal suo versante più duro, ovvero da Rocca Morice. Bene, tutto quanto è stato ideato da Maurizio Formichetti, che ci ha fatto anche una promessa, ovvero che non finisce qui. No, non finisce qui, io già mi sono attivato con la RCS, con Mauro Vegni, affinché l'Abruzzo possa nel prossimo anno ospitare ancora un arrivo o una partenza del Giro d'Italia. Al momento siamo in stand-by perché il Giro d'Italia sicuramente partirà da una nazione estera e quest'anno dovrà risalire lo stivale, ma non facendo... Però ci hai abituato a fare miracoli. Beh, io i miracoli... La manifestazione diventata un appuntamento imperdibile. Sì, giustamente come hai detto tu, è diventato un appuntamento importante non solo per Riva ma per tutta la nostra regione Abruzzo. Io questa sera, appena ti ho visto l'anno scorso, eri un po' stasera sei elegantissimo, quindi grazie, scherzavo. Buonasera a tutti e benvenuti a Ripetiatina per questa 13ª edizione del nostro premio Rocky Marciano, e questa è una serata, diciamo, conclusiva di questa, diciamo, 7 giorni di eventi. Abbiamo quest'anno chiamato Festival della Letteratura Sportiva, quindi abbiamo fatto in queste serate precedenti tanti incontri, tante tavole rotonde, abbiamo avuto tanto Milano qua, ho detto stamattina che abbiamo tanti amici giornalisti che da Milano sono venuti qui a Ripetiatina, che hanno trattato temi importanti. Ieri sera c'è stata un'altra serata sulla disabilità, un documento importante. Questa sera chiudiamo con le premiazioni. Ed è un momento molto importante, no, Sindaco? Penso sì. Lo vivremo insieme, tra l'altro Gianluca Palladinetti, assessore, è anche un po' il factotum del Premio Marciano. Buonasera Gianluca, vedo che hai già qualcosa di nuovo. Sì. Cosa abbiamo? Innanzitutto buonasera a tutti, è un piacere avervi tutti qui a Ripetiatina, è un onore per noi ripesi ospitare le eccellenze dello sport e non solo. E io sono particolarmente emozionato come tutti gli altri anni perché si conclude questa sera un'avventura cominciata qualche mese fa insieme al direttore artistico, insieme a tanti altri amici, insieme a Dario Ricci e tanti altri amici.
E questa sera abbiamo veramente tantissime eccellenze dello sport nazionale e regionale che ci faranno vedere le loro imprese e soprattutto che hanno portato il nome dell'Abruzzo e dell'Italia nel mondo. Quest'anno siamo particolarmente felici perché da ora in poi il Premio Marciano avrà un premio, avrà un premio con un'opera realizzata dall'artista Carlo Cazzaniga, a cui va veramente un grande grazie, è un'opera bellissima. Maurizio, che dire, questa è davvero una bella motivazione, eh? Questo giocatore di origine cubana ma gioca come italiano, dopo intervistarlo ho chiesto a Joel de Spain se mi dava un paio di dritte per poter intervistare meglio De Spain. Guantorena e De Spain è stato sicuramente uno dei grandi protagonisti di quell'epopea insieme con noi. Alessandro Milan, Dario Ricci. Passo avanti, io vi lascio la platea perché abbiamo tante cose da scoprire di Andrea del Premio Marciano. Edizione 2017. Se possiamo far vedere la targa a favore di telecamera. Eccoci qui, grazie mille. Allora, microfono a Giuliano Orlando perché io vorrei che ci raccontassi un po' Rocky Mattioli se ha qualche curiosità. Curiosità ce n'è tantissime. La vita di Rocky è tutta una curiosità, è tutta un'avventura. Io, in tutta modestia, l'ho voluta, sia pure in pillole, raccontare nel libro in cui traccio la vita di Rocky Marciano. Di lasciare il microfono a Gianluca che ha qualche curiosità per te. Federico, da abruzzese, questo è un premio prestigiosissimo, cosa rappresenta per te? Io ho cercato in tutti i modi di venire a ritirare questo premio per un motivo che mi è veramente a cuore. Uno, perché mi ricordo quando ero piccolo che veniva a giocare qui al campo di Ripa, che avevo 13 anni, e mi ricordo che venivano i miei nonni a vedermi e nei miei occhi ho sempre quella stessa passione, quella voglia di migliorare, quella voglia di crescere e di realizzare i miei sogni. E questo comunque è un premio che mi fa molto piacere, anche perché l'ha ricevuto mio padre pochi anni fa. E quindi anche mi dà la consapevolezza che sto seguendo la strada giusta. Il mio sogno è quello di superare mio padre, quindi è un premio che mi dà una grande consapevolezza e ringrazio chi me l'ha consegnato. Naturalmente la domanda viene spontanea e viene d'obbligo. Roma-Bologna, sulla panchina della Roma, Eusebio in attacco con la maglia rosso-blu. Federico, dovessi segnare Eusebio, che succede? Esulto. Esulti? Beh sì, sì. È capitato già quest'anno di giocare contro e vi assicuro che è un'emozione per me indescrivibile, perché ho sempre visto mio padre come un idolo, come un esempio. E vederlo in campo, vederlo... Di farei sempre, anche perché faccio tutto quello che faccio, faccio per passione e senza tornaconto. Mi auguro che la mia proposta venga accettata e lunedì, martedì saprò qualcosa. Ti chiedo un'ultima cosa, sono sicuro che il sindaco Rucci e l'assessore Palladinetti vogliano avere le emozioni del ciclismo qui a Ripa. Quindi ti chiedo se è possibile una tappa magari assessore Palladinetti della Tirreno Adriatico. Lo chiedo a te, e lo diciamo a Maurizio. E purtroppo per il 2018 la Tirreno Adriatica è già stata disegnata, ma io, pure parlando con Gabriele Marchesani, avevamo in animo di portare una tappa del Giro d'Italia qui a Ripa di Latina, e il sindaco lo sa benissimo, il Giro del 2013 è passato proprio qui a Ripa di Latina e si concluse a Pescara. Complimenti a Maurizio Formichetti. Grazie Maurizio. Il 91 sono solo alcuni dei trofei e delle medaglie conquistati da uno dei più grandi campioni della pallavolo italiana. Grazie, grazie mille. Andrea, io ti chiedo una cosa sola, poi lascio il microfono ai colleghi di Radio 24. Vai. Cosa significa per Andrea Zorzi essere stato scelto dall'Abruzzo e da Ripa di Latina come premio da carriera per questa edizione, la numero 13 del Premio Marciano, e qual è il ricordo più bello della sua carriera? Guarda, uno dei regali più belli che lo sport mi ha fatto e continua a farmi è l'opportunità di girare l'Italia, qualche volta come giornalista, qualche volta come indagatore dello sport per dei progetti che hanno a che fare con lo sport che racconta la nostra Italia, qualche volta per essere invitato in qualche premio. A me l'idea di viaggiare in questa meravigliosa Italia, conoscere persone straordinarie, oggi l'inaugurazione della nuova piazza,
è un meraviglioso modo italiano di raccontarsi, quindi per me sono veramente delle grandi occasioni conoscere persone nuove, amici nuovi, ed è un regalo che lo sport mi ha fatto. Per quanto riguarda l'Abruzzo, è chiaro, è ancora più importante perché io frequento molto le Marche dove vedo di giocare, dove ho dei cari amici, ma l'Abruzzo un po' lo conosco per esperienze. Alle Naiadi sono stato qualche anno fa per vedere un po' questo effetto della pallanuoto quando era veramente la guida a livello italiano. E quindi è un modo per stare in posti che amo, conoscere persone nuove, quindi ringrazio voi per il premio. Ma lo sai che molto. È vicino di Reggio de Spen? Certo che lo so, l'ho sentito poco tempo fa, perché dovevo intervistare adesso Osmani Wantorena, che è questo. Su quel campo insieme a me è stato qualcosa di unico e anche quest'anno lo sarà. Poi soprattutto con la Roma, che adesso ha questa grande opportunità. Diciamo che però ti farei Roma solo quando c'è la musica della Champions. Sì, tifo mio padre perché penso che sia una persona che si merita tanto. Ma campionato niente sconti però. In campionato no, 6 punti per il Bologna, quindi dai. Assolutamente, ma ti aspettavi una telefonata della Roma? No, ancora presto. No, io penso che sto facendo il mio percorso, comunque ho tanti sogni, nel senso ho sempre avuto da quando gioco la voglia di sognare e di realizzare tutti i sogni possibili, che sia quello di vestire la maglia della nazionale, di giocare per un grande club. Io lavoro per quello ogni giorno, però adesso la cosa più bella è quella di vivere il momento, vivere quello che sto vivendo. Sono un ragazzo fortunato, gioco in Serie A, ho l'opportunità di misurarmi con grandi campioni, però posso ancora crescere e da parte mia c'è tutta la volontà di farlo. Prima di lasciare il microfono a Gianluca, ti volevo ricordare che ora che ti farà qualche domanda o qualche considerazione Gianluca Pallarinetti, oltre a essere un grandissimo amministratore di vita, sì, è un grande calciatore, quindi occhio, perché no, è vero, però gran piede, sì, gran corsa, sì, ha più dribbling di te. Io ho visto il gol, mi ricordo, lo commentai in diretta, quello che avevi fatto fuori casa con Lanciano, che abbiamo rivisto. Vicenza? Esatto, commentavo io. Cioè, lui avrebbe fatto meglio, vi lascio. Sì, sì, sì. No, niente. Io volevo solo dire una cosa, che quando la giuria tecnica del premio Marciano, i giornalisti, a cui va il nostro ringraziamento, alcuni di loro sono presenti questa sera nella prima seduta, fecero subito il tuo nome. E non ci fu un'acclamazione, perché quello che hai dimostrato quest'anno e gli anni passati sia di buon augurio per te. Io ti faccio i complimenti, perché prima Alessandro Milan insieme a Zorzi si parlava di qualche nome, di qualche diciottenne, e vedevo di tu ascoltavi e sbuffavi pure. Io sono sicuro che tu sei un abruzzese, non sei come gli altri, hai una forza in più, e ti auguro veramente un grosso in bocca al lupo e porta in alto il nome dell'Abruzzo. Benedito, abbiamo visto 3, 4, 5 minuti abbondanti di immagini che